Oggi parliamo degli anni di luce di Zita Dazzi, edito da PM. È un romanzo delicato di formazione che racconta una storia familiare. Leggerlo è un po' come stare a casa, con i suoi alti e bassi, con le relazioni familiari che diventano a volte pesanti, con i non detti e i sotterfugi, ma anche con l'amore che ognuno esprime a modo proprio. Leggere il romanzo di Zita Dazzi è come stare in famiglia. La scrittrice ha raccontato qualcosa che molti di noi hanno effettivamente vissuto, anche se viene specificato come le vicende siano frutto del caso. Lo stile è lineare, dolce, senza fronzoli, dritta al cuore con dolcezza. Non racconterò la sinossi perché in genere è la parte più noiosa del romanzo, la sinossi la potrete leggere in descrizione. Mi piacerebbe che l'opera si scoprisse attraverso l'autrice. Segna il libro con Segna Libro. Oggi con noi a Segnalibro abbiamo Zita Dazzi, scrittrice, giornalista, cronista per la Repubblica, quindi benvenuta Zita. Benvenuti a voi. Innanzitutto complimenti per il tuo libro. Già il titolo Gli anni di luce mostra le varie linee narrative, gli anni della protagonista, luce e gli anni che hanno dato luce alla verità della storia e a un cambiamento politico e sociale italiano. Partiamo però dall'inizio. Nella tua biografia, in quella di Luce, ci sono degli aspetti molto simili, soprattutto le città, le partenze. Quindi vorrei sapere quanto c'è di te nella protagonista del tuo libro e chi è Luce. Dunque, Luce è una ragazzina che condivide con me la nascita in un periodo storico dell'Italia molto particolare, perché diciamo siamo negli anni dopo la strage di Piazza Fontana, il rapimento Moro, poi lei diventa adolescente durante gli anni di piombo, quindi la generazione è quella sicuramente, ed è un romanzo che mi assomiglia perché io mi ricordo quegli eventi, tutti quelli che sono nati tra gli anni 60 e 70 si ricordano dove erano quando c'è stato il rapimento Moro, così come i nostri figli oggi si ricordano tutti dove erano quando ci sono state le Torri Gemelle. Sono quei fatti che si imprimono nella memoria di un bambino. Poi, ovviamente, questo romanzo, come spesso in tutte le espressioni artistiche, parte certamente anche da qualche esperienza personale, però non è un romanzo autoreferenziale o autobiografico o centrato sulla mia storia familiare. È un romanzo che colleziona tante trame diverse, tanti pezzi di storie che io ho raccolto, sentito, possiedo perché fanno parte del vissuto di persone che io conosco e che io in qualche modo ho collegato assieme, così come ho collegato i fatti storici esterni, ho collegato anche tutte queste storie di questa famiglia, che è una famiglia tipica di quegli anni. Una famiglia che vive in un'Italia diversissima da quella di oggi. Ritorno sempre al nome, sorella di luce e vita sanno di avere dei nomi particolari, lo sanno, anche Zita è un nome particolare. Perché hai scelto questi nomi? Che cosa volevi rappresentare? Perché fin dal nome si capisce che queste due bambine sono figlie di una donna speciale, una donna particolare che è Vincenza. E Vincenza è una ragazza madre nell'Italia del vecchio diritto di famiglia, dove se tu avevi dei figli fuori dal matrimonio eri, come dire, segnata, eri anche all'anagrafe, i cui figli risultavano figli di NN. Quindi un'Italia in cui le donne, le ragazze madri senza il marito facevano molta fatica e anche questi bambini erano proprio con uno stigma sociale. In più Vincenza è povera e quindi queste due bambine lei deve tirarle su con grande fatica e anche grazie per esempio all'aiuto delle suore, però le suore queste bambine le vedono come due bambine diverse da tutte le altre, le figlie del peccato. Infatti, e voglio proprio rimanere su Vincenza, diciamo possiamo dire la coprotagonista della storia. È una donna come poche per quegli anni, è bella, è intelligente, è inconsapevolmente rivoluzionaria, era attrice, è diventata giornalista, donna appunto di un uomo sposato da cui ha figlie, poi cambia partner, litiga spesso con sua madre per portare avanti le sue idee o i suoi amori.
umori. E in un angolo c'è anche la zia Flaminia, che è un'alternativa, una sognatrice, e che è completamente diversa da Vincenza. Però volevo chiederti quanto dobbiamo a persone come Vincenza, cioè la nostra attuale lotta per la parità, o meglio, forse meglio dire equità. Come sarebbe se non ci fossero state donne come Vincenza da una parte e Flaminia dall'altra? Questo è un tratto del libro a cui io tengo molto, ecco, fare emergere diciamo quei pochi diritti che, insomma, che oggi le donne hanno, non è che cadano dal cielo, ma sono anche frutto delle lotte delle donne negli anni 70, sono frutto anche di tante sofferenze, tanto dolore delle donne precedenti a quelle di questa generazione attuale, in cui si dà un po' tutto per scontato, no? Noi oggi ci battiamo per i diritti dell'LGBT, diciamo soltanto 30 o 40 anni fa eravamo assai più indietro, in una società totalmente patriarcale in cui le donne erano costrette al silenzio, erano destinate a fare le madri, le mogli e stare nell'ombra di questi uomini molto forti. Invece Vincenza e Flaminia sono due donne che nei loro modi diversi, le due cognate, sono appunto, si battono per non stare nel cono d'ombra dei mariti. Quindi Flaminia è una che va alle manifestazioni delle femministe, Vincenza è una invece che non va in piazza, però rivendica il suo diritto di essere libera, di essere felice, di avere queste due figlie dall'uomo che ama, anche se lui è sposato e non ha poi il coraggio di prendersi la responsabilità per queste due figlie nate. E, sono gli anni in cui l'Italia, diciamo, sta ancora combattendo per il diritto al divorzio, pensate, non sono neanche ancora per il diritto all'aborto, ma ancora c'era stata la legge del divorzio, ma poi il mondo cattolico fece un referendum per abrogare questa legge che istituiva il divorzio. Quindi ecco, eravamo un paese molto arretrato sotto quel profilo lì dei diritti delle donne e ci tenevo molto appunto a far emergere in questo romanzo che è molto femminile, quanto lunga è stata la traversata per arrivare a un minimo di equità, come dici tu, nella società. È vero, e ancora la lotta è lunga, però grazie a loro in realtà stiamo andando sempre andando avanti. Speriamo di non far passi indietro in realtà. Allora, la famiglia di Luce, come dicevi prima, vive in semipovertà, povertà o semipovertà. Quando Luce è andata dalle suore, sentiva di essere diversa da tutti, anzi cito, niente padre, niente uomini in casa, niente soldi in tasca, niente nel frigorifero, niente nel cartella nuova all'inizio dell'anno scolastico, anche la luce saltava. Però quello che mi ha fatto un po' pensare è che ciò che pativano di più era l'assenza della televisione, cioè tutti guardavano la TV dei ragazzi. Allora, a volte non si pensa alla povertà di alcune famiglie in un momento che è considerato anche il boom economico, ma anche oggi forse stiamo vivendo questo momento molto, forse più frequente di quanto si pensi, ma è celato sotto la parola crisi. Cioè, volevi far luce anche su questo fattore, cioè quello che a volte sembra anche di lusso, in realtà per i ragazzi è fondamentale. Sì, cioè io ecco, in questo condivido insomma, l'esperienza di Luce, un ricordo che ho io dell'infanzia, l'arrivo della televisione, che oggi è diciamo, la cosa minima che c'è nelle case di chiunque, anche dei più poveri, penso persino nei campi rom ci sono le televisioni attaccate ai generatori. L'arrivo della televisione per quelli della mia generazione fu una cosa stratosferica, come l'arrivo dei marziani, perché era improvvisamente il mondo che ti entrava in casa. E quindi io ricordo che anche da noi la televisione è arrivata un po' dopo rispetto al periodo in cui è arrivata a casa degli amichetti, e insomma, e poi quando finalmente ce l'abbiamo avuta è stato l'aprirsi di un universo sconfinato, anche se poi il nostro universo, quando eravamo piccoli, come tutti i ragazzini italiani, guardavamo il carosello e poi andavamo a dormire, però pian piano era proprio una finestra sul mondo. E io spesso negli anni scorsi sono andata in giro nelle scuole con dei libri per ragazzi e quando parlo con i ragazzi racconto sempre questa questione della televisione, dico come il tempo quando eravamo piccoli noi ci si annoiava molto di più perché
Appunto, già la televisione era un lusso, ma non, ovviamente non c'erano computer, non c'erano telefoni, non c'erano tablet, quindi il tempo era lungamente vuoto e si impiegava questo tempo a fare delle altre cose, per esempio a leggere. Ecco, e questa è la grande differenza tra la generazione dei figli, degli adolescenti di oggi e Luce e Vita negli anni 70, 80, no, negli anni 70, diciamo, poi. Dopo la televisione è diventato un fatto condiviso nelle case di tutti. È vero, però anche questo è stato una conquista. Uno sembra anche questo sembra che è normale, però in realtà anche quella è stata una conquista. A proposito di lettura, la madre, Vincenza, vuole che le figlie abbiano un'ottima formazione, non transigi sui voti scolastici. Tra l'altro l'ho sentito molto mio perché mi sono sentita mia mamma che sui voti non transigeva, né quasi ossessionata. Quindi volevi sottolineare che il fatto che l'istruzione, soprattutto per le donne, è l'unica cosa che può renderle veramente libere dalle catene sociali, oppure l'istruzione per te è solamente qualcosa di importante per tutti? Guarda, io ovviamente lo credo molto che leggere, studiare, formarsi, fare esperienze sia fondamentale per le donne, insomma, che ovviamente la donna diventa più libera quando è più consapevole, quando ha più strumenti per leggere la realtà, per guardarsi intorno, per far sentire la sua voce. Quindi sicuramente la lettura, lo studio ti danno quella capacità di esprimere i tuoi sentimenti, le tue emozioni, i tuoi pensieri, rivendicare i tuoi diritti. E questa è una cosa che io ho molto ripetuto anche ai miei figli, come veniva detta a me, come insomma credo che sia giusto ripetere. Poi non bisogna, secondo me, equiparare il risultato scolastico con il bisogno di essere persone con tante letture, con della cultura, perché ovviamente il risultato scolastico spesso rischia di essere una medaglietta da attaccarsi sul bavero della giacca. Non è quello, non è il voto che è importante, sicuramente, però è importante aprirsi il cervello leggendo dei libri, ecco, quella è la sfida più difficile oggi, perché i ragazzi oggi appunto sono molto distratti dai telefoni, dai tablet, dai computer, dalle serie. Questo purtroppo li priva di un mondo che invece noi, negli anni in cui siamo nati, abbiamo avuto nelle nostre case. Insomma, forse l'unico modo che avevamo per evadere dalla vita quotidiana era quello di aprire un libro e buttarsi dentro una storia, immaginarsi dei mondi diversi. Questo credo che Vincenza, la coprotagonista del libro, pur essendo una donna molto strana, molto particolare, anche ad alti e bassi, momenti depressa, momenti euforica, però con la sua grande forza, sicuramente che è una donna che ha letto e quindi è una donna che afferma i suoi desideri e la sua voce. Sì, infatti sono completamente d'accordo, anche io ho vissuto di libri, quindi completamente d'accordo. Allora, a un certo punto Luce pensa di diventare suora, che posso dirti anche probabilmente tutte le bambine che hanno frequentato le suore l'hanno pensato almeno una volta nella vita. Quando pensa ai peccati, a noi certe volte scappa un sorriso, anche perché, anche se per il personaggio sono momenti drammatici, però lo fa in maniera molto divertente. Però dall'altra parte c'è anche una lotta interna tra le suore con i loro volantini e la madre che li straccia con i loro volantini. Nel libro non sembra che ci sia realmente fede, cioè sembra il potere che la Chiesa come istituzione vuole avere nelle vite delle persone, magari precludendo la libertà. Volevi raccontare questa presenza che lascia lo spirituale, si insinua nel reale? Allora, torniamo al fatto che il libro è ambientato in quegli anni lì, gli anni 70, che sono gli anni in cui ancora governa la Democrazia Cristiana. Questo è un paese uscito dalla guerra, nel pieno del boom economico, sotto l'egemonia, diciamo, anche degli Stati Uniti. C'è la guerra fredda, è un momento molto, molto, molto particolare. La Chiesa è fortissima in Italia in quel periodo. E ovviamente per chi gravita in un ambito cattolico, come queste due bambine che fanno la scuola delle suore, perché la madre deve andare a lavorare presto e le lascia la mattina all'alba nella portineria dell'istituto delle suore, ovviamente la Chiesa è un'istituzione totalizzante. Forse
per Luce, che non ha padre. Questa, comunque, la chiesa è una casa dove lei trova anche delle figure maschili, il prete con cui lei si confida, che sono un po' delle figure maschili di riferimento. Comunque, queste suore sono per lei la voce dell'autorità morale, e quindi ovviamente lei si trova schiacciata dal giudizio moralistico che hanno queste suore sulla sua storia familiare. E ovviamente ho cercato di avere un tono un po' leggero, anche un po' ironico su questa ragazzina che si attacca ai santini, che parla con le Madonne, che si consulta appunto con la Madonna davanti a ogni stranezza che le appare della sua famiglia. E poi c'è sempre il côté della zia Flaminia, che invece è una totalmente fuori dalle righe, che è una femminista, che non ha battezzato la figlia, la cugina Ottavia. E quindi sì, insomma, la chiesa c'è, come c'è tanto in Italia in quel periodo, e però questa è una famiglia che sta poco nelle regole della chiesa. Anche Vincenza, che manda le figlie dalle suore, in realtà non è lei veramente una che va a messa, ci manda le figlie perché comunque devono stare nei canoni richiesti dalle suore, però Vincenza a messa non ci va. E quando c'è il referendum sul divorzio, lei vorrebbe votare sì, se non fosse che Vincenza in quel periodo è fidanzata con un uomo che invece è per l'abrogazione del divorzio. Infatti, questi uomini, e parliamo proprio di questi uomini, che sono un po' messi in disparte nel libro, c'è il padre delle ragazze, lo zio Michele, Angelo, Franco, però è come se non se ne possa fare a meno, cioè come non ci sono, ma ci sono. Per esempio, l'amore folle tra Vincenzo e il padre di Luce, anche se vecchio, sposato. Oppure addirittura quando Luce cresce e inizia a conoscere il suo corpo, è l'amica Giovanna disinibita che l'aiuta, non è un uomo. Quindi, ma perché gli uomini non riescono ad essere protagonisti di questa storia? Dunque, gli uomini nella vita di Vincenza sono fondamentali, però lei non ha la stabilità, probabilmente sceglie male sia l'uomo con cui avere due figlie, perché è un uomo molto più vecchio di lei, perché è un uomo sposato, perché è un uomo che in fondo non si curerà di lei né delle figlie. E poi dopo, di amore in amore, Vincenza cade sempre abbastanza male, anche se non sono delle figure totalmente negative. Cioè, a me pare, adesso poi non so come è risultato, però a me pare di avere fatto dei ritratti di questi uomini della vita di Vincenza, che sì, sicuramente non sono dei campioni, però ognuno di loro diversamente ha delle qualità. Quindi c'è il primo, c'è Angelo, che è un uomo molto, è di destra, però è un uomo molto buono, molto accudente, molto affettuoso con queste bambine. Poi subentra Franco, che invece è un uomo di sinistra, un comunista, ed è uno che alle bambine fa scoprire la gioia della vita, il mare, il nudismo, il campeggio, la Grecia, la politica, la festa dell'unità, quindi un modo completamente opposto a quello che loro avevano vissuto prima. E poi c'è questo padre, il padre vero biologico, che è sempre sullo sfondo, che le bambine incontrano quando sono più grandi, prima che lui muoia, lo incontra una volta fuggevolmente, ma è un padre che viene cercato per tutto il libro. Insomma, è un libro sulla ricerca del padre, e che alla fine, senza far spoiler, in qualche modo comunque darà dei segnali di sé. E ecco, ho cercato di fare un libro che fosse anche incentrato su questo percorso attraverso delle figure maschili, come appunto un'esplorazione anche di questo mondo, anche se è un libro sulle donne, chiaramente, però ci sono anche vari caratteri degli uomini, di questi padri, che poi il messaggio vero è che il padre non è solo il padre biologico, ma padre è quello con cui tu cresci, quello che ti insegna delle cose. Ed è anche molto attuale come tema, anzi, prendendo proprio questo, a parte che si parla appunto della riforma del diritto di famiglia, eccetera, eccetera, il divorzio nel libro,
Ma secondo te, adesso proprio esco un attimo dal libro, pensi che il mondo stia facendo passi indietro, avanti su questo versante, sulla famiglia, sui diritti familiari, eccetera? Il mondo in generale continua a camminare, ovviamente, perché la società cambia e quindi ci sono dei nuovi temi che si impongono, davanti ai quali non si può chiudere gli occhi, perché sicuramente tutto questo tema dell'LGBT, che quando sono nata io non era minimamente accennato, chi era omosessuale lo era nel segreto, oggi tutto questo avviene più alla luce del sole. Sicuramente la società si muove più in fretta di quanto si muovano le leggi, ecco, perché sicuramente le leggi in Parlamento fanno molta più fatica a registrare questi cambiamenti, quindi lo vediamo, insomma, su tutta la questione anche della paternità delle famiglie, delle coppie omosessuali. È complicato perché il Parlamento proprio non riesce a star dietro, non riesce a trovare una linea comune, per cui alla fine si procede per fughe in avanti da parte dei sindaci o da parte di alcuni singoli che si possono permettere di infrangere le regole, però ecco, la società come allora appunto, non era in discussione la legge sul divorzio, però Vincenza è una che fa una fuga in avanti, cioè lei comunque fa i figli con uno sposato, e anche se la legge ancora non prevedeva niente di tutto ciò. Si va sempre un po', credo, avanti in questo modo, che le persone impongono loro, dettano loro l'agenda politica proprio con la forza delle trasformazioni che la società vive. Infatti sono molto d'accordo, come se la società stesse sempre un passo avanti a quello che poi alla fine deve fare la legge e lo Stato. Ritorniamo al libro, un altro tema importante è il conflitto generazionale tra adolescenti e adulti, Vincenza con Nonna Teresa, Luce con Vincenza, eccetera. Cito, per crescere davvero si deve sempre riscrivere la propria storia? Sì, penso che ogni figlio ovviamente crescendo riceve una verità dalla propria famiglia e poi però, come fa Luce nel libro, cerca di verificare se quello che gli è stato detto è vero e poi cerca di comporre il mosaico della sua storia come meglio può. Io ovviamente ho raccontato la storia di una famiglia abbastanza disfunzionale nel libro, però credo che non esistano famiglie perfette, non esistono famiglie completamente felici, ogni famiglia ha i suoi tabù, ogni famiglia ha i suoi segreti, ogni famiglia ha i suoi lutti, e come diceva Tolstoi, ogni famiglia è infelice a modo suo e quindi ecco sicuramente i protagonisti di questo libro vivono delle situazioni anche molto dolorose e Luce crescendo cercherà sempre di più di ricomporre il mosaico della storia, di trovare tutto quello che non le è stato detto, ecco, forse a certo punto anche proprio di trovarsi una verità sua, diversa da quella che le è stata detta dalla madre, e credo che questa sia una cosa che fanno un po' tutti poi a un certo punto, perché devi darti una spiegazione di certe cose che ti sono successe. C'è chi va in analisi per tanti anni e cerca con l'aiuto di un esperto, ecco, di tessere questa trama, no? Di cucire tutti i pezzi insieme. Poi credo che sia un lavoro che può durare tutta la vita perché non arrivi mai a un punto fermo. Puoi continuare a scavare nella tua storia e cercare delle altre verità. Mi stai aprendo un mondo, devo dire, veramente. Sono completamente d'accordo con te sia sui fattori emotivi di queste ragazze. Ecco, quando ti dicevo, magari prima dell'intervista, che è un po' quello che proviamo un po' tutti, e in effetti è così, ecco perché è veramente un gioiellino il tuo libro. Però ritorniamo di nuovo all'intervista. Insieme alle vicende familiari, abbiamo detto, scorgiamo fatti di cronaca che rimangono sullo sfondo della storia. Anche quando i protagonisti tendono ad entrarci dentro, la storia rimane un po' sullo sfondo. Cioè, loro partecipano alla manifestazione, vogliono, Lucia a un certo punto vuole trovare Moro, oppure tante cose meravigliose, però sembra veramente che
che tu abbia ricalcato il modo in cui tutti noi percepiamo gli eventi, la storia, cioè ci sovrastano, cioè vorremmo entrarci ma non entriamo mai realmente del tutto. È così? Sì, perché la nostra vita, almeno insomma, la mia vita, poi penso che diverse persone siano attente a quello che succede intorno, per cui ci sono tanti fatti che noi ascoltiamo, che capitano nel mondo e che ci segnano, che ci sconvolgono, nel quale appunto noi siamo coinvolti con tutte le nostre emozioni. Alcuni grandi fatti, vabbè, oggi ovviamente tutti guardiamo la guerra, guardiamo il cambiamento climatico, ci sentiamo ovviamente sconvolti da queste cose. Se io oggi dovessi scrivere un libro su qualcuno che sta attraversando questa nostra epoca, ovviamente non potrei prescindere dal fatto che ci sono tutte queste cose attorno a noi che avvengono e che ci interrogano, ed è così che accade a Luce, che vive in un momento in cui appunto succedono delle cose in Italia terrificanti, terrificanti. Il rapimento di Moro fu un avvenimento che sconvolgeva completamente l'ordine, e quindi tutti quelli che erano in Italia la vissero un po' come la fine proprio di un'epoca. Ed era un'epoca in cui c'era tanta politica ancora, adesso diversamente da oggi, però ecco, tutte le persone in Italia in quel periodo erano abituate alle grandi manifestazioni di piazza, alle proteste, a grandi interrogativi su che cosa c'era dietro alla politica. Oggi invece, quando tu parli a un giovane della politica, è difficile che lui abbia delle idee. In genere non vorrebbero neanche votare perché non sanno bene come esprimersi, però ecco, proprio perché sono passati diversi anni e oggi la politica forse è un po' più squallida di quello che era ai tempi. E poi i giovani allora erano giovani che erano abituati a interessarsi della politica, leggevano i giornali, andavano alle manifestazioni. Proprio quando tutto questo finisce, il libro lo racconta bene, quando tutto questo finisce arriva l'eroina e guarda caso spegne proprio i sogni di un'intera generazione, quella cosa lì. Andiamo in conclusione del libro. Il libro sembra concludersi, poi si riapre di nuovo e porta a termine alcuni non detti, poi sembra richiudersi, però c'è un epilogo. Cioè, come mai hai deciso di fare questo ritorno sempre di spiegazione? Cioè, volevi fare con i lettori quello che Vincenza non è stata capace di fare con le figlie, cioè raccontare la verità fino alla fine? Sì, volevo al termine di questa vicenda familiare in cui ci sono appunto tanti non detti che man mano si cerca di chiarire man mano, e volevo a un certo punto poi anche di fronte alla caducità, no, delle persone umane, i loro errori, alle loro sconfitte, i loro fallimenti. Comunque dare una possibilità a tutti fino all'ultimo di riscattarsi, anche di dare una parola insomma, in qualche modo di speranza, di permettere a ciascuno dei personaggi di dire perché ha fatto certe cose nella sua vita. E, ecco, sicuramente io non sono una persona che ama il giudizio, ama la condanna definitiva, che pensa che ciascuno poi debba per tutta la vita pagare per i propri sbagli, anzi, insomma, credo che siamo tutti un po' sbagliati e che sia molto importante avere fiducia, ecco, nella possibilità di ciascuno di poter ricominciare. Anche l'epilogo, che sempre qui non diciamo niente su com'è l'epilogo, però è ambientato addirittura in un mondo nel futuro, fra un po' di anni, in cui comunque questi protagonisti della storia hanno trovato comunque un filo che li tiene assieme, un modo di dialogare. Non spoileriamo, anzi, leggiamolo, leggetelo e non spoileriamo. Allora, per finire, vorrei leggerti alcune citazioni tratte dal tuo libro. Il Segnalibro è tra le pagine letterarie più seguite anche per quanto riguarda la cura delle citazioni che proponiamo. Dagli anni di luce ne ho scelte quattro. Mi piacerebbe che, ascoltandole estrapolate dal contesto, tu mi dessi una tua spiegazione emotiva.
Allora, la prima è: l'amore si sa illumina, poi incrina, spezza, cambia e travolge le persone. Allora, queste parole mi ricordo di averle lette in una intervista in cui si raccontavano gli amori sbagliati di, credo, di Pavese, direi di Pavese, e c'era una frase un po' simile che diceva di questa cosa che tutti abbiamo sperimentato, no? Che quando ti innamori improvvisamente vedi tutto meraviglioso, stupendo, poi pian piano però questa sensazione evolve in qualcosa di diverso e poi può arrivare fino a spezzarti e distruggerti. Ecco, io sicuramente ho rielaborato quel pensiero lì, ma perché lo trovavo perfetto per raccontare che per quello che ci fa quel sentimento. Altra citazione, la lingua è più veloce del cervello. Quante volte si parla troppo senza pensare a quello che si dice, alle conseguenze di quello che stai comunicando, quello che a chi ti sta davanti, ecco, tante volte, almeno a me capita, a volte che non mi rendo neanche conto di come mi escano delle parole, ma anche quelle scritte. Io se rileggo questo libro, alcuni pezzi, alcuni capitoli, dico, ho scritto io queste parole. È bello, così lo rileggi e dici: oh, è brava questa scrittrice! Altra citazione: non sapeva che tutto si vede meglio da lontano. Tutto si vede meglio da lontano e Luce lo capisce quando a un certo punto prende un po' le distanze da questa sua famiglia, questo suo mondo, e lì finalmente forse comincia ad avere una visione più omogenea e a trovare il filo della storia. Questo credo che tutti dobbiamo prenderci del tempo per come dire, sedimentare le emozioni, no? Guardare le cose con più calma, perché dopo ecco, quando ti cala un po' la rabbia. La furia, la tristezza, dopo capisci perché le cose sono successe. Ultima citazione. Ogni giorno che scorreva, io ero sempre più in ritardo. Eh sì, perché nella vita uno si sente sempre insufficiente, inadeguato e che non riesce a stare dietro alle cose. Credo che questo valga per tutti gli uomini e le donne di ogni generazione. E però ecco, è una cosa che proprio l'uomo è una creatura che vorrebbe sempre fare di più, fare meglio, però non bisogna farti venire l'ansia, c'è un tempo per tutto, come dice l'Ecclesiaste, c'è un tempo per nascere, per morire, per sposarsi, per essere felici, per guardare insomma, le nuvole che passano. E con questo io chiuderei l'intervista perché è anche molto poetica, come l'hai chiusa. Ti ringrazio davvero, hai scritto un Grazie gioiello. A noi di Segnalibro è piaciuto leggerlo e anche intervistarti. È davvero, davvero un bellissimo libro. Complimenti. Grazie mille, a te. Zita. Grazie mille Segnalibro, grazie mille Giulia Carla, un abbraccio a tutti. A presto. Ciao. Ciao. Segnalibro con Segnalibro.